intanto saluto Rosario Trefiletti che ci ha raggiunto insieme a lui, insieme a voi. Guardiamo queste immagini di ordinaria follia a Fiumicino. Ebbene, da sabato scorso stanno facendo il giro del web e delle TV, i fatti risalgono allo scorso 27 novembre. Che cosa succede? Vedete, la freccia verde è quella di un passeggero italiano appena atterrato da Madrid, chiede appunto a un tassista di poter salire sul taxi. Il tassista è indicato con la freccia rossa, lo vedremo fra poco. Cosa succede? Eccolo qui. Lui chiede solo che sia applicato il tassametro. Nasce una discussione, dopodiché a un certo punto, come vedete, è stato sferrato un pugno che non soltanto provoca la caduta, ecco, del passeggero, ma anche la rottura del setto nasale. Insomma, è sicuramente un fatto che ha indignato moltissimo tutti. Noi abbiamo Lorenzo Lobasso proprio sul posto. Vorrei aprire subito il collegamento. Eccolo qui, che si trova proprio con la vittima. Lorenzo. Esatto, Lorella. Abbiamo qui con noi il signor Fabio, che ringraziamo ovviamente moltissimo di averci raggiunto, ha trovato il coraggio, era ancora molto titubante. Perché nel nostro studio, Lorenzo. Ha trovato la forza, insomma, di venire a raccontare quello che gli è successo quel giorno. Fabio, ce lo vuole raccontare ancora dalla sua voce che cosa è accaduto quel pomeriggio? Il 27 novembre ho chiesto una corsa taxi per andare a Roma. Marconi San Paolo, una corsa che faccio varie volte con 35-36 euro massimo. Ho chiesto a questo autista se aveva il tassametro, se mi poteva accompagnare. Lui si è completamente adirato dicendo che se non mi stava bene la tariffa fissa o tassametro, si prendessi altro taxi. Mi ha scaricato la valigia, io l'ho sollecitato dicendo che stava contravvenendo a tutti i regolamenti, e lui è sceso, mi ha dato un pugno e quasi mi ha massacrato. Io sono caduto a terra, nessuno mi ha soccorso, c'erano 4-5 persone intorno a me che non mi hanno soccorso. Infatti è proprio il cliente, il tassista è scappato con un altro cliente. È proprio questo che ha colpito moltissimo, Lorenzo, senza darmi soccorso, che colpisce moltissimo. È scappato completamente con un altro cliente. E questo poi è stato soccorso da chi, che è Fabio? In un aeroporto così. Chi l'ha soccorsa poi, Fabio? Per miracolo passavano la Guardia di Finanza, che ha chiamato la polizia giudiziaria dell'aeroporto, la Polaria. E mi hanno soccorso loro, praticamente mi hanno portato con un'ambulanza al pronto soccorso, mi hanno medicato con dei punti, ma ho avuto la frattura del setto nasale, per cui mi hanno dovuto riallineare tutto il naso. Questo è il modo di. Il rischio di prendere un taxi qui. Tutto ciò è veramente assurdo. Ringrazio la sindaca che dice che si è prodigata per me, però aspetterei anche delle risposte. Adesso vedremo il sindaco, è appena uscita di pochi minuti fa l'agenzia della Campidoglio, che avvisa che il Comune di Roma ha avviato le procedure per la revoca della licenza del taxi e è stata disposta la sospensione cautelativa della licenza, quindi questo signore al momento non potrebbe esercitare la professione. Insomma, adesso vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Questo pochi minuti fa, effettivamente, insomma, era qualcosa che ci aspettavamo veramente tutti. Posso sapere, signor Fabio, per quanto tempo ne avrà ora prima di recuperare la sua situazione, la sua normalità? Quanto le ci vorrà? Quant'è la prognosi? Che cosa le hanno detto i medici? Supererà i 50 giorni, 60 giorni, bisognerà fare altri accertamenti da otorino, occhio, perché ha avuto pure un versamento di un'emorragia a quest'occhio destro che si vede. Lorenzo, quindi c'è anche il rischio che il signor Fabio debba sottoporre a un intervento chirurgico all'occhio. Lorenzo, scusami, io devo interrompere un attimo perché devo dare subito la linea ad Alberto per le ultime notizie, ma se puoi aspettare poi ritorniamo di nuovo con te. Intanto grazie al signor Fabio, a fra poco.